troviamo a Firenze, dove ha avuto inizio il convegno della Chiesa italiana su In Cristo il nuovo umanesimo. Oggi i delegati sono giunti dalle varie diocesi, sono 2300 i delegati italiani e hanno percorso in pellegrinaggio da alcune basiliche della città di Firenze un cammino che li ha condotti qui prima al Battistero e poi nella cattedrale di Santa Maria del Fiore. Questo evento è sicuramente molto atteso anche per la presenza di Papa Francesco, che domani sarà qui a Firenze, dove celebrerà la messa nel pomeriggio e in mattinata parlerà appunto ai delegati delle varie diocesi italiane. Abbiamo parlato con Mimmo Muolo, che è un giornalista di Avvenire, sulla preparazione di questo convegno e ascoltiamo quello che ci ha detto. I convegni nazionali sono sempre stati dei momenti di svolta nelle precedenti occasioni. Ricordiamo Roma 76, la svolta fu il fatto che si andava per la prima volta a un convegno, o l'85 col Papa San Giovanni Paolo II, che arrivò e disse che la fede doveva recuperare un ruolo guida nella società italiana. Si parlava allora molto di scelta religiosa. Ecco, io penso che anche questo convegno di Firenze sarà un momento di svolta, e la svolta potrebbe essere quella di una sintonia sempre più completa, sempre maggiore, tra il magistero di Francesco e la Chiesa italiana, un magistero che è stato già a sua volta una svolta nella storia della Chiesa. Non perché Francesco dica delle cose nuove, quando parla di una Chiesa in uscita parla della Chiesa missionaria, e la Chiesa è sempre stata missionaria, e il modo con cui le dice le cose e il modo con cui le incarna, e io penso che il suo esempio rifluirà sulla Chiesa italiana, e abbiamo visto nel periodo di preparazione che già questo ha avuto un grande impatto nelle diocesi, nelle regioni ecclesiastiche, nelle metropolie. Nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, dopo il saluto del Cardinal Betori e del Sindaco di Firenze, c'è stato un momento intenso di preghiera, la preghiera dei Vespri. Dopodiché l'Arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, ha tenuto la prolusione, proprio lui che è il presidente appunto del comitato preparatorio di questo convegno. Lo abbiamo intervistato. Nel suo intervento di stasera, il punto essenziale che sente appunto, che può riassumere tutto il testo complesso che lei presenterà, quale può essere? È necessario, come ci ricorda Papa Francesco, una conversione pastorale e culturale insieme, perché la Chiesa deve uscire dalle secche un po' così di una pastorale, di una visione del mondo troppo chiuso, un po' autoreferenziale, e confrontarsi con la storia concreta dell'oggi e soprattutto con la vita concreta delle persone. Uscire per andare, ma anche per accogliere e per rendersi solidale fino in fondo a quelle che sono le drammatiche situazioni di tanta gente, ma anche per dare speranza, perché il nostro popolo in questo momento ha fortemente bisogno di una scossa di speranza. Un evento sicuramente importante per tutta la Chiesa italiana, ma anche per tutta la società civile italiana. Abbiamo chiesto al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Bagnasco, qual è l'auspicio appunto che egli fa in ordine a questo evento ecclesiale così rilevante. Essere un segno di fiducia, di incoraggiamento per il nostro amato Paese e naturalmente per tutte le nostre Chiese. Questa è la prima cosa, un incoraggiamento. Camminare insieme si può ed è bello. Nelle diversità delle esperienze, delle sensibilità, come la nostra Italia, tutti i comuni, patria di comuni, ma è possibile e bello. Quindi rispetto al paese, a qualunque difficoltà che tutti i paesi devono affrontare, insieme, solamente insieme. Seconda cosa, domani in modo particolare, ma non solo, vorremmo che il Santo Padre sentisse un grande caloroso abbraccio attorno a lui, una grande stretta, che c'è sempre nel popolo e nei pastori della nostra Italia, ma che in certi momenti di maggiore difficoltà fanno ancora più bene al cuore.